Stazione di Bisceglie, la prima in Puglia a poter contare su dei servizi innovativi e funzionali. D'ora in avanti così gli utenti diversamente abili, grazie alla venuta installazione di due moderni ascensori, potranno raggiungere facilmente il secondo binario della stazione ferroviaria accedendo da piazza Armando Diaz. Ma non solo, dai nuovi marciapiedi a standard europeo a percorsi tattili a terra pensati per i ipovedenti, passando per la riqualificazione degli spazi aperti al pubblico, l'illuminazione a LED e servizio WiFi gratuito. Sono stati tanti i lavori eseguiti in un anno dalla rete ferroviaria italiana presso la stazione di Bisceglie, interventi a beneficio dei numerosi viaggiatori che sono stati illustrati dal direttore produzione territoriale di Bari, Giuseppe Marta. Abbiamo, come si può vedere, innalzato i marciapiedi ad un'altezza di 55 cm secondo lo standard europeo, che permette una maggiore accessibilità ai servizi di trasporto. Abbiamo attivato gli impianti di traslazione, quindi gli ascensori, che permettono una piena fruibilità del primo e del secondo marciapiede. Abbiamo attivato anche il wifi, che è gratuito per chi frequenta la stazione, quindi trasformiamo le nostre stazioni anche in luoghi di aggregazione, luoghi che hanno una funzione sociale. Infine un occhio di riguardo anche alle diverse categorie di persone che frequentano la nostra stazione. Abbiamo installato la tecnologia LVE, che è una tecnologia che permette agli ipovedenti di potersi muovere autonomamente in stazione, in quanto sotto il pavimento di stazione ci sono dei sensori che danno indicazioni del percorso che si segue stazione. 2 milioni di euro l'investimento della rete ferroviaria italiana a Bisceglie, interventi che verranno assicurati anche a beneficio di altre stazioni pugliesi. Entro la fine di questo anno attiveremo sia Trani che Molfetta, e poi proseguiremo nel 2019 con altri impianti quali Barletta, Giovinazzo e altri impianti ricadenti nella regione Puglia. Bisceglie è stata la prima stazione in Puglia ad essere stata scelta per gli innovativi interventi, un motivo di grande orgoglio per il sindaco Angelo Antonio Angarano. Il fatto di iniziare da Bisceglie per dare una risposta aiutare il sindaco a dare una risposta concreta ai cittadini che hanno portatori di disabilità, credo che sia un messaggio davvero bello per tutta la città. Un buon inizio. Il nostro obiettivo è quello di rendere Bisceglie nel corso di questi anni davvero una città accessibile a tutti, a misura di disabile, a misura di anziano, a misura di genitori che vanno a spasso con il loro passeggino, e credo che questo sia un piccolo tassello in quest'ottica.